Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi è domenica, io sto per pranzare con la mia focaccia farcita. L'ho presa da Carrefour perché è qualcosa di buono, buono, buono. Forse avete visto il prodotto anche nel video spesa che ho caricato prima di questo video, quindi insomma ve la consiglio perché l'avevamo già provata ed è qualcosa di super buono, mi saprete dire. Oggi video mukbang, sono solo a casa, Alessandra sta facendo la nanna e ne ho approfittato per chiacchierare un po' insieme a voi. Vi ho chiesto su Instagram, quindi se ancora non mi segui molto 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 male, perché io spesso metto dei sondaggi per chiedervi di cosa parlare, che video preferite, a che ora lo pubblico, insomma vi coinvolgo abbastanza, quindi se non mi segui, seguimi. Lascio il mio nome qui in sovraimpressione oppure il link diretto nell'info box. Mi avete mandato una sfilza di argomenti, quindi vi ringrazio come sempre, siete sempre top. Basta che vi chiedo una cosa e voi correte a farla, quindi grazie. E niente, io provo a assaggiarla, ma secondo me brucia ancora un po' perché l'ho tirata fuori da poco dal forno. Formaggio filante e poi c'è tanto prosciutto. È bella piena. Provatela. Dicevo che mi avete messo veramente tanti tanti argomenti. Ho fatto veramente difficoltà questa volta a sceglierne uno. E quindi ho deciso che spazierò tra due argomenti. Scusate se la luce va e viene, ma c'è qualche nuvola che ogni tanto va a coprire il sole. Che buona! Quindi mi avete richiesto di tutto dal parlare del rapporto non mio, ma in generale con i suoceri. Mi avete chiesto di parlare dello svezzamento, dell'allattamento, però ho preferito parlare di una cosa totalmente diversa di cui non ho mai parlato sul mio canale. Ovvero, cosa ne penso del mondo del lavoro? Alcune di voi mi hanno anche chiesto che lavori ho fatto, per cosa ho studiato, eccetera, eccetera. E mi collegherò a questo argomento con il discorso, che sempre mi ha proposto una di voi sull'autostima e autolesionismo. Però non voglio entrare troppo nell'autolesionismo perché non essendomi mai capitato. Non potrei dare consigli, non mi sento di dire la mia più di tanto. Quindi mi proietterò più che altro sull'autostima, perché per quanto riguarda la mia esperienza di vita ho parecchio da dire sull'autostima. Allora, partiamo dal discorso lavoro. Ovviamente, come credo la stragrande maggioranza di voi, penso che la situazione lavoro in Italia sia un vero schifo. Partiamo dal fatto che purtroppo, ecco, la mia difficoltà che ho notato già prima di avere Alessandra, perché comunque avevo comunque 31 anni, è che assumono molto col contratto di apprendistato, e il contratto di apprendistato non ricordo bene, ma forse devi stare nei 28 anni o giù di lì, quindi io sono già fuori da questa categoria ed è un peccato anche perché dopo l'apprendistato, a parte che prendi poco, non prendi uno stipendio pieno, però dopo molto spesso ti tengono, quindi rimani perché l'azienda o il privato che sia, ha delle convenzioni a tenerti dopo un contratto di questo tipo. Però io sono fuori perché ho 32 anni e quindi cosa dire? Perché mi voglio collegare all'autostima? Perché io credo che il lavoro sia fondamentale
per l'autostima sia di un uomo che di una donna. Senza quello ti senti, a meno che non vivi di rendite, ti senti un po' inutile, annoiato, ti senti perso, ti senti solo. Ti porta a una serie di malumori, depressione, tutto. Proprio per questo credo che si possano collegare i due argomenti, perché autostima e lavoro, secondo me, vanno proprio a braccetto. Io molto spesso per lavoro avevo autostima di me stessa, perché ero capace, perché mi volevano a lavoro per la mia bravura. Tornavo magari da lavoro e alla sera al proprio compagno, al proprio marito, si racconta com'è andata la giornata, cosa ti è successo, è qualcosa da raccontare. E io questo, sono sincera, lo sto patendo un pochettino, nel senso che purtroppo magari tante di voi mi capiscono, quando sei a casa, nonostante comunque non stai mai ferma, lavori, lavi, stiri, stendi, dai da mangiare alla bambina, fai fare i compiti al bimbo, il cane, insomma c'è tante cose a cui pensare anche per chi sta a casa, a volte anche più tra un po' di chi lavora ed esce fuori casa, perché diciamocelo chiaro, purtroppo il mestiere, chiamiamolo così, della casalinga viene sempre messo un po', come dire, tu stai a casa, non fai un cavolo, ma non è così. Sappiamo tutti quanti quante cose si fanno, almeno parlo per me stessa, io tra un po' mi riposavo di più quando lavoravo rispettivamente ad ora che sono a casa. Sarà che c'è anche Alessandra in più, però veramente io mi metto sul divano insieme a Ricky quando torno da lavoro, cioè non è che sto tutto il giorno sul divano, quindi cose da fare sono sempre tante. Poi c'è la giornata ovviamente in cui uno dice, sai che c'è, mi rilasso, però non è tutti i giorni così. Veramente buona. Questo per dirvi che io ho sempre fatto tanti lavori nella mia vita. Alcune di voi mi hanno chiesto cosa ho studiato, che lavoro vorrei fare, che lavoro dovrei fare per i miei studi. Io ho studiato come grafico pubblicitario, quindi ho fatto i 5 anni, quindi sono operatrice e tecnica grafica pubblicitaria. Scuola che mi è piaciuta tantissimo, una scuola molto creativa ovviamente. In primi 2 anni fai disegno manuale, negli ultimi 3 fai disegno al computer, Photoshop e queste cose qua. Quindi capite che montare i video è un po' anche quello che ho studiato, perché ho fatto 2 anni di specializzazione oltre ai 5 anni di scuola, dove appunto mi hanno fatto fare editing video, queste cose qua. Quindi proprio mi piace, mi appassiona tantissimo. Purtroppo, vi dico la verità, per come sbocchi lavorativi, poco. Per avere sbocchi lavorativi, perché ne selezionano veramente, ne selezionano pochissime persone l'anno, o ti metti in proprio o devi uscire da scuola con 100 su 100. Io sono uscita con 70, mi pare, 80, dalla specializzazione 80 su 100, e comunque non ho avuto tutti questi riscontri. Purtroppo è così.
Quindi, per la fretta, la voglia di lavorare, iniziare a avere i miei soldini, eccetera, ho iniziato con la vendita. Quindi ho iniziato con la vendita telefonica, dove ero molto brava, perché ho la parlantina, mi piace interagire con le persone, sono una persona molto empatica. Questo non per tirarmela assolutamente, è che proprio mi piace il rapporto con le persone. Sono comunque tendenzialmente una ragazza timida, però una volta che prendono, cos'altro? Notavo che mi piace molto di più la parte morbida. Anche la crosta è buona, però quando addento l'angolino mi piace tantissimo. Detto ciò, questo negozi, quindi vendita. E poi l'ultima esperienza di cui mi chiedete sempre che lavoro facevi, che lavoro facevi. Lavoravo per una nota banca, non so fare il nome, praticamente come assistenza tecnica clienti, quindi cioè clienti e gestori di banca. Quindi mi chiamava il gestore della banca e mi chiedeva il modulo, mi chiedeva informazioni sul prodotto, mi chiedeva tutte cose che non riusciva a fare. Oppure chiamavano i clienti per emettere una polizza auto, vita, insomma, varie cose, no? Di banca, questo genere qua. Purtroppo, una situazione indecente. Perché? Perché io ho lavorato 2 anni in questo posto, sotto agenzia interinale. E per 2 anni mi hanno fatto un contratto di mese in mese. Capite che è una roba assurda e per quel che so sono anche peggiorati perché adesso mi pare che ci sono contratti di 10 giorni in 10 giorni, quindi proprio il degenero. Lo trovo veramente una cosa assurda. Cioè, io posso capire l'inizio, che non conosci quel dipendente. Allora, ci sta che inizi a fargli fare un mese, 2 mesi, un mese, eccetera, eccetera. Ma 2 anni, ragazze, che sanno come lavoro. Non hanno mai visto gravi errori, cose gravi. Va bene, tutto quanto, e mi continui a fare un contratto di mese in mese. Io avevo l'ansia tutti i mesi che non ci fosse il rinnovo, anche perché lo sapevi il giorno stesso, il giorno prima. Una cosa assurda. E quindi l'ho vissuta. È stata un'esperienza un po' così. Poi nell'ufficio non è che ci fosse un ambiente così, c'era un po' sempre questo ambiente di terrore psicologico, in cui se sbagliavi quando ti chiamavano ti veniva già il mal di stomaco, dicevi oddio cosa ho fatto, cosa c'è, cosa è successo, perché proprio avevano un modo di, cioè facevi bene, nessun merito, ma mai, neanche dopo anni, sbagli una virgola sei una da, cioè bisogna anche dare dei meriti al lavoratore che fa bene, secondo me, perché altrimenti gli passa la voglia di far bene. Cioè, un minimo, no? Però, vabbè. Quindi, perché mi voglio collegare all'autostima? Perché l'autostima è molto importante, ragazzi. Io, autostima, fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. E purtroppo, col fatto che c'è troppa gente che cerca lavoro, il datore di lavoro al giorno d'oggi si permette di trattare molto spesso in maniera pessima.
nei suoi lavoratori. Perché? Perché questi tanto se si lamentano, dice non c'è problema, tanto fuori c'ho la fila. C'ho la fila di gente come te che cerca lavoro anche per molto meno di quello che do a te. Quindi, se ti piace, ti tratto di merda. Se non ti piace, pazienza, avanti il prossimo, avanti un altro. Ricordati che devi morire. Cioè, per dire, no? Quindi, è un po' uno schifo generale. Poi, al di fuori del discorso lavorativo, quindi anche in altri contesti, ragazze, l'autostima è molto importante perché l'autostima, la propria dignità, ci sono persone che purtroppo, e l'ho fatto anch'io purtroppo, per amore mettono troppo da parte la propria dignità di donna, e il proprio amor proprio, il proprio amor proprio, insomma, ci siamo capite. Quindi ricordatevi che se c'è una cosa che ho imparato, e anche io stessa faccio fatica a volte a metterla in pratica, che prima dovete amare voi stesse. Se non vi amate voi, non vi piacete, non vi prendete cura del vostro corpo, della vostra salute, della vostra mente soprattutto, non riuscirete mai ad amare realmente un'altra persona perché non vi amate. E quindi, sono io la prima a non riuscirci, attenzione, però so che è così. L'esperienza mi ha insegnato che è così. Quindi io stessa ci sto lavorando e sto cercando in tutti i modi di volermi più bene. Riguardante l'autolesionismo, come vi ho detto, non voglio parlarne troppo perché ci sono autolesionismi e autolesionismi. Io credo che anche una persona che mangia per nervoso, come faccio io, che mangia per insoddisfazione, per frustrazione, per scontentezza, chiamiamolo come vogliamo, anche questo sia autolesionismo, perché comunque faccio del male al mio corpo. Magari non mi sto tagliando con un coltello la mano, non mi sto facendo sanguinare, ma mi sto comunque facendo del male perché ingurgito cibo anche se non ho fame. Questo purtroppo è autolesionismo, secondo me. Questo è un pensiero e rimane tale. Però una persona che io ho sempre avuto questo difetto, se non sono contenta o sono preoccupata, l'ansia, ecco, l'ansia anche porta un sacco a me personalmente a mangiare quando potrei evitarlo o per noia. Questo è autolesionismo, soprattutto se lo fai perché soffri per amore o magari ti induci a dire io adesso non mangio più. Se tu mi lasci, io non mangio più. E non mangi più realmente, questo è autolesionismo. Ti stai facendo del male per un'altra persona, per ottenere ciò che vuoi. Comunque non ti stai volendo bene. Ci sono tante sfaccettature, per quello vi dico, non voglio entrare nell'argomento perché non lo conosco come argomento. E non voglio tirare su polveroni perché ammetto di non, non essendomi capitato, ne so parlare fino a un certo punto. Però vi posso parlare della mia esperienza sul discorso che mangiavo, adesso sto cercando di controllarlo, anche quando non è il caso, o magari perché mi sento triste e mi mangio un qualcosa. Comunque,
come consolazione, uno dice, ma consolazione non è. Poi, per esempio, ho lavorato anche in ambulanza. Io ho l'allegato A per l'abilitazione per lavorare in ambulanza, quindi ho lavorato nel 118 in emergenza anche, dove ho conosciuto. E quella, per esempio, è stata un'esperienza che mi è cresciuta tantissimo, perché ho visto tante cose brutte, perché ho imparato anche in quel contesto a essere più empatica con le persone, a capirle, ascoltarle, aiutarle, dire la parola giusta al momento giusto, senza imbarazzarmi. Ho lavorato accanto a medici, infermieri. Mi ha insegnato tanto, sia a livello tecnico, quindi tante cose che possono servire anche nella vita di tutti i giorni, anche solo una medicazione fatta come si deve. Non parlo ovviamente del cerotto, parlo di una garza, disinfettare bene la ferita, fasciatura, eccetera. Rianimare, liberare le vie aeree, in caso di ostruzione delle vie aeree per i bambini, per noi. Mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto sia a livello emozionale e sia a livello pratico, quindi non mi pento assolutamente di questa parte della mia vita, perché comunque ho iniziato come volontaria quando avevo 18 anni, ho preso anche la patente militare, quindi guidavo proprio le ambulanze. Credo che sia parte della mia vita per cui vado più fiera, questa, perché tutte le altre sono stati lavori per campare, per guadagnare, invece questa è stata proprio una cosa che ho fatto inizialmente gratis, quindi come volontaria e come lavoro, quindi veramente è un'esperienza che potessi e rifarei, ma adesso con due figli non è fattibile. Dovessi uscire sarebbe per guadagnare, non per rifare la volontaria adesso, non ce la faccio. Ragazze, 25 minuti, spero di aver detto qualcosa di sensato, perché non è facile seguire un discorso logico su questi argomenti. Ti viene da spaziare tra esperienze e pensieri tuoi. Quindi spero ne sia uscito qualcosa di carino, spero di magari avervi fatto riflettere su alcune cose. Io ho finito. Mi sono rimaste queste croste, ma sono rimaste un po' più secche, l'ho lasciata forse troppo in forno. Mi raccomando, ce la comprate, seguite bene le istruzioni, perché va lasciata 20 minuti a scongelare fuori freezer e poi in forno a 180 gradi, se il forno è ventilato, per 8-10 minuti. Quindi io ho lasciato qualche minuto in più, è già la crosticina solo un po' secchina, ma niente di che. Ragazze, io vi mando un mega bacio, ci vediamo super presto con un nuovo vlog, e baci baci e buona domenica, ciao!